Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torna finalmente perché a me piace moltissimo quando faccio questa collaborazione con il mondo calcistico, ma torna intanto l'uno contro uno che è un piccolo format che ho inventato io e per il quale ho chiesto aiuto appunto al mondo calcistico come anticipo, come presentazione della partita. E il post partita spero che si faccia, poi questo lo vedrete ovviamente nel mio canale. Il pre partita è un uno contro uno, cioè vado a confrontare due giocatori che diciamo sono simili, mai uguali, è difficile trovare ovviamente uguaglianza tra i giocatori, ma similitudine sì, della partita, quindi Napoli-Juventus. Abbiamo scelto per voi oggi Haaland e Matuidi, due giocatori che hanno delle somiglianze, ma anche delle differenze che andremo a vedere dopo la sigla. Allora, parliamo di due giocatori che sono centrocampisti, quindi la prima somiglianza è sicuramente questa. Sono due giocatori che giocano un po' diversamente. Abbiamo Haaland che rinuncia di più alla fase offensiva a favore di quella difensiva, e già è qualcosa di diverso. È anche vero però che Matuidi, pur essendo in qualche modo un giocatore che è importante per la fase difensiva, come recupera palloni sostanzialmente, predilige molto giocare anche in fase offensiva e talvolta va a sostituirsi in quei momenti in cui manca un giocatore chiave. Posso pensare a Mandzukic, manca Mandzukic, abbiamo visto spesso, come avevo detto anche in altri post partita, nella posizione di attaccante in qualche modo, quindi sta rimanendo in area. Si sostituisce lì dove manca un Khedira che si inserisce in colui che va a inserirsi perché è capace a fare anche questo. Quindi è un giocatore un po' anche particolare, che talvolta viene un po' sminuito perché si punta l'attenzione solo sul discorso piedi, ma quando in realtà ha molte altre cose, chiaramente. In ogni caso, entrambi i giocatori vanno in qualche modo a migliorare la fase difensiva. Questa è una cosa di base abbastanza comune alle due, con le dovute differenze e le predisposizioni a giocare un po' più avanti, un po' più indietro, un po' più completo nell'arco di centrocampo. Un'altra verità che in questo caso è una differenza è la predisposizione anche a giocare il pallone, quindi al palleggio. È un discorso puramente tecnico che vede Haaland sicuramente favorito, questo lo sappiamo anche noi, e Matuidi sfavorito. Lo dicono anche i passaggi a partita. Abbiamo circa i 65 passaggi a partita per Haaland contro i soli, meno chiaramente 40 a Matuidi. Questo perché chiaramente smista molto meno, molti meno palloni, gioca meno palloni e è anche in grado anche di giocare diversamente i palloni. Perché chiaramente, come si chiama, Matuidi spesso con il palo tra i piedi un po' se la perde. Haaland è sicuramente più pulito, pur essendo un giocatore tosto e non riconosciuto per i piedi, chiaramente. Parlavamo prima di quello che è il discorso Matuidi, inteso anche come capacità di fare gol. Quest'anno ne ha fatti due con inserimenti, quindi anche qua andiamo a ripetere il discorso inserimenti, contro gli zero di Haaland. Questo perché? Questo perché Haaland, come ho detto, predilige solo la fase difensiva molto di più rispetto ad altro, lasciando ad altri il compito offensivo. La posizione, Haaland gioca tendenzialmente centralmente nel centrocampo, ma comunque nella fascia di centrale del campo, mentre Matuidi è un giocatore che, come spesso vi ho detto, appunto perché va anche un po' a sostituire un giocatore che magari manca, oppure prendere il posto nel momento in cui l'altro si muove in altro modo, e gioca anche più esterno, cioè sta più esterno, oltre al fatto che è una mezzala, tendenzialmente gioca come mezzala, però l'abbiamo visto anche in tempi non sospetti molto più esterno, e spesso lo vediamo proprio esternamente, a sinistra chiaramente, non a destra, e quindi questa già è una differenza, quindi le somiglianze ci sono, ma ci sono anche molte differenze. Poi chiaramente i discorsi tattici vanno a limare quelle che sono delle somiglianze di due giocatori, ma che poi nei vari contesti di gioco cambiano chiaramente. Parlando anche di fase difensiva, parliamo di quella che è la fase difensiva, quindi un difensore, o meglio, un giocatore difensivo. Parlando anche di fase difensiva, parliamo di quella che è la fase difensiva, quindi un difensore, o meglio, un giocatore difensivo. Si valuta anche sui contrasti a partita, perché sono due giocatori che in parte vanno catalogati spesso come recupera palloni, ci sta questo discorso qua, però Haaland è molto più bravo a livello di numerico di Matuidi, e quindi questo è un discorso anche di posizione. Come detto prima, è un giocatore che predilige molto di più la fase difensiva rispetto a Matuidi, che è un po' più misto, quindi infatti i contrasti a partita sono 3,7 per Haaland contro i soli, 2 a partita di Matuidi. Infine, l'ultima statistica riguarda quelli che sono anche l'attenzione all'avversario, a quello che fa l'avversario, e sono i dribbling subiti dal giocatore stesso, perché sono giocatori che talvolta sono bravi a andare a aggredire il giocatore, l'avversario, ma magari un po' meno bravi a non farsi aggredire in qualche modo dalla tecnica avversaria. Infatti si fa dribblare Haaland per 2,3 volte a partita, chiaramente sono statistiche, quindi numeri medie, è una media tra i vari numeri delle varie partite, contro solo gli 0,5 a partita. Quindi Matuidi, al di là di tutto, quando è, e questo avete visto spesso su Matuidi è un giocatore che spesso perde palla da solo, o sbaglia il passaggio, ma talvolta quando perde palla non si fa dribblare, cioè la recupera, qui non si fa saltare.
Quindi qualtalvolta Matuidi è molto bravo in qualche modo a recuperare dei suoi errori, quindi praticamente non facendosi intortare sempre, perlomeno, tranne quelle poche volte, dagli avversari. Quindi Matuidi comunque è un giocatore che sì ha dei limiti tecnici, e questi sono veramente, oggettivamente parlando, lo sono, ecco, però ha anche tante altre cose. Non andrei a sminuire chiaramente Matuidi, perché è un giocatore che, appunto, come ho detto prima, viene spesso visto solo per quello che è la sua poca predisposizione al palleggio. Quando un giocatore è valutato secondo diversi parametri, e ogni giocatore, oltre a questo discorso, va valutato per quello che serve, per la sua reale utilità in quel contesto di gioco. Matuidi è un giocatore molto forte. Poi, ovviamente possiamo parlare poi di quando sta bene e quando non sta bene, perché chiaramente si spompa anche lui. Ultimamente ha avuto una lieve flessione. Però è anche vero che quando sta bene è un giocatore che serve come il pane. Haaland, al canto suo, da Juventino, è un giocatore che apprezzo di più, veramente. È un giocatore che ho sempre voluto alla Juve, e secondo me ha fatto molto bene al Napoli, anche al Napoli, più al Napoli che le squadre precedenti, quindi ha fatto un salto di qualità, l'ha fatto, ha retto al salto di qualità in una squadra più forte come quella del Napoli. È un giocatore che ce lo vedrei sempre alla Juve, chiaramente sarebbe da capire dove collocarlo, il posto di chi, quello che volete, però è un giocatore che a me piace tendenzialmente, perché comunque io sono sempre stato abbastanza propenso verso questi giocatori qua, anche un po' fisici, non mi dispiacciono, sono un po' all'antica come tipo di giocatore ideale, ecco così. Detto questo, ragazzi, ditemi sotto cosa ne pensate dei due giocatori, chi vi piace di più, anche se magari siete juventini, so che magari qualcuno potrebbe pensare che Haaland sia meglio da un punto di vista del gusto, ecco, non per altro, poi chiaramente ognuno dica la sua senza troppi giri di parole. Vi auguro, no, forse domani arriverò io, cioè proprio io, con il FIFA pronostico, e nel caso vi auguro buon Napoli Juventus. Forza e alla prossima. Ciao. Ale, 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 Pele, Pele.